il 16° incontro nazionale sulla patata. In un contesto internazionale come la Fiera International, la Fiera della Meccanica Agricola, l'intero comparto pataticolo e i maggiori protagonisti della produzione, del commercio, della patata si trovano per capire quali sono gli strumenti e le ricerche che possono migliorare il settore e valorizzare il prodotto anche agli occhi del consumatore. Romagna, voi sapete che insieme ad altre regioni, la Campania, l'Abruzzo e la Sicilia, è terra leader nella produzione di patate a livello nazionale. Abbiamo una filiera che funziona ma che ha bisogno sicuramente di migliorare. Qui oltre alla produzione sappiamo bene che abbiamo soggetti che fanno trasformazione agroindustriale, commercializzazione, macchine agricole competitive, l'industria delle macchine agricole, quindi non ci manca niente sulla carta. Ecco, noi abbiamo lavorato molto, cioè la filiera pataticola a Bologna, nella provincia, malgrado ci siano tante filiere produttive, è ritenuta prioritaria. Presentiamo delle macchine per la lavorazione appunto delle cipolle, delle patate, tutto quello che riguarda comunque l'ortofrutta in generale. Abbiamo a disposizione sia macchinari singoli oppure microlinee complete per la lavorazione appunto dall'A alla Z del prodotto che viene dalla Campania. La FB Pack ha aperto in modo molto deciso il mercato australiano con notevoli innovazioni sull'intera linea del confezionamento. L'azienda può lavorare anche altri impianti quali ortofrutticoli in genere e anche il packaging del settore frutta. Natura Italia si occupa di produzione di ortofrutta fresca in tutta Italia, in particolar modo si occupa della commercializzazione di patate e della raccolta attraverso i soci, sia da Piumara di Bologna, dove abbiamo sicuramente una produzione decisamente vasta, e sia dal Fucino che dall'Alto Viterbese, ovviamente anche la patata di Ovoledo. Questo è fondamentale perché è un passaggio unico verso il consumatore finale, tagliando il più possibile tutti gli intermediari che si potrebbero frapporre tra la produzione e il cliente finale. L'Europa chiaramente partecipa, l'ho detto io, con un terzo circa della produzione mondiale. E noi dove siamo? Ecco, vedete quella fettina verde? La fettina verde è grosso modo 3% della superficie dell'Unione Europea a patate in Italia, ma soltanto il 2,6. Siamo piccoli, d'accordo, però di alta qualità, quindi è la nostra prerogativa. Per me non è più la prima volta che partecipo a queste manifestazioni, sono molto utili, direi che sono il vanto della nostra pataticoltura italiana, poter fare questa manifestazione nazionale, poter quindi parlare delle problematiche tecniche, agronomiche per i produttori, l'innovazione, la ricerca, la genetica, ma soprattutto incontrare tanti operatori. Oggi la globalizzazione ci impegna ad essere a contatto un po' con tutto il mondo. Quindi credo che, così come siamo arrivati alla 16ª, credo sia veramente un appuntamento interessante per tutti. Un bel monte con la bandiera italiana che è sotto forma di tre foglie bellissime, quindi elogio tutti, naturalmente sono dei bei marchi, quello mi è simpatico in particolare per ragioni che non sto a spiegare. Celanella è la marca leader sul mercato delle patate confezionate, una marca che è nata con un processo di arricchimento brevettato di selenio, ma che da qui ha fatto poi grandi passi in termini di sempre maggior riconoscimento da parte del consumatore. Lo spot che vediamo qui alle mie spalle è appunto andato recentemente in onda e sottolinea appunto quello che è tutto il processo di tutela della qualità, di garanzia della filiera, di tracciabilità. Una tracciabilità, per esempio, che può essere consultata nella confezione di Selenella, assolutamente italiano, inserendolo sul sito web di Selenella, che altrettanto è stato appena rinnovato, si può risalire a quella che è la produzione, quindi il produttore che ha realizzato le patate appunto che si stanno consumando in quel momento.
sull'origine, sulla tracciabilità del prodotto puntiamo moltissimo, perché è da lì che nasce la qualità, e quello che vorremmo è che chiaramente la GDO in generale, o comunque il trade in generale, desse assolutamente risalto a quelle che sono appunto le origini di produzione dei prodotti che poi consumiamo. Io volevo partire da questa slide. La patata è quello che si dice una pianta mesoterma, non vive bene a temperature troppo alte. Le temperature ottimali variano tra i 15 e i 20 gradi. La pianta lavora bene fino a 25 gradi, dopo incomincia a diminuire. Sopra i 34 gradi praticamente si ferma. Suole Salute è un organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura, accreditato alla norma 45.011, e svolge attività di verifica e rilascio di certificazioni per le varie produzioni agroalimentari. Sul settore delle patate dovrebbero, fra i vari attori della filiera, trovare un accordo per identificare il prodotto, perché il consumatore secondo me si trova in difficoltà a identificare ciò che vuole. Suole Salute è in grado di poter garantire, essendo parte terza, la produzione e il consumatore. Da un lato alla produzione verifica tutte le fasi di produzione, in modo che il consumatore ha una garanzia in più di ciò che acquista. La certificazione può essere un utile strumento per la valorizzazione della filiera della patata italiana. Inoltre è importante dare certezza al consumatore, soprattutto sulla provenienza. Spesso vengono spacciate patate di provenienza extraeuropea o di altri paesi come patata italiana. Questo sicuramente non crea valore aggiunto al prodotto nazionale, che seppur la produzione è limitata, è una produzione di altissima qualità. Dovremmo cominciare a rimettere al centro dell'attenzione questo ritorno ad un'era di scarsità. Non è più solo un problema di redistribuzione tra paesi ricchi e paesi poveri, è un problema di carenza fisica. Allora noi non possiamo semplicemente affrontare questo tema così da salotto, ci impegna noi istituzioni a ripensare alle politiche, ma dobbiamo tenere sempre presente che la sostenibilità ambientale deve viaggiare a braccetto con la sostenibilità. Per esempio gli sprechi alimentari, oggi diventa un problema enorme, perché non ci possiamo più permettere questi sprechi. La patata del Fucino è conosciutissima ed apprezzata da tantissimo tempo. L'associazione ha creduto sempre nell'organizzare una filiera corta, efficiente, quindi ha investito sin dalla sua origine nella divulgazione, nella crescita dei propri associati. Oggi, proprio in questo incontro, si parla di patata, di crisi del settore, perché i costi della produzione italiana sono molto più elevati rispetto a quelli europei. Dobbiamo competere con la patata francese, d'Oltralpe, di elevata qualità, però siamo perdenti in questo. Oggi il consumatore è più attento, vuol conoscere la provenienza dei propri prodotti. Bisogna puntare appunto sulla rintracciabilità. La Piana del Fucino, i 13.000 ettari, sono circondati da montagne, tutti i parchi nazionali, quindi riserve, non ci sono grossi agglomerati urbani, quindi per ottenere un prodotto salubre, genuino, di elevata qualità. Netafim, come azienda leader, ha sviluppato nuove tecnologie legate al migliore utilizzo dell'irrigazione a goccia anche sulla coltura della patata. Sostanzialmente riesce a distribuire uniformemente a tutte le piante la stessa quantità di acqua senza influenze a causa del vento, e riducendo anche la bagnatura dell'apparato fogliare e quindi anche con conseguente riduzione dei trattamenti antiparassitari. Una vastissima gamma di prodotti e uno staff dedicato allo studio di quella che è la soluzione ottimale per ogni esigenza della coltura e per ogni esigenza anche da parte degli agricoltori. Se vado alla COP, se vado a CON, se vado anche in Selunga, trovo una trasparenza nell'origine delle confezioni. Se vado in un mercato, in una buona parte del dettaglio tradizionale, trovo un pezzo di carta dove a matita, magari riciclato dal giorno prima, c'è scritto provenienza Italia. Tutte le nostre DOC,
tutti i nostri GP, poiché non siamo in grado di arrivare fino al consumatore e se non lo abbiamo fatto capire a Michele Mirabella tutte queste sigle, alla fine finiscono per non essere un valore aggiunto ma un elemento di confusione. Noi consumiamo 2 milioni e 2 di tonnellate di patate e mediamente produciamo 1,6-1,8 e quindi siamo necessariamente importatori che per le produzioni europee, in particolare tedesche, francesi, di altri paesi, è una finestra aperta. Abbiamo bisogno di alzare la distintività delle nostre produzioni, fare in modo che il consumatore riconosca le nostre produzioni dei caratteri particolari diversi dalle altre produzioni e quindi più valore. Il Consorzio Patata DOP di Bologna è l'unica DOP a livello nazionale. Abbiamo altre due DOP a livello europeo, però a livelli di numeri siamo quella più consistente. Noi produciamo circa 100.000 quintali di prodotto, ne commercializziamo intorno agli 80-90.000 quintali. Ci stiamo attivando assieme alla Regione Emilia-Romagna su tutti i canali dove la Regione ce ne dà l'opportunità, dove si possono evidenziare le DOP per farci conoscere, spero per farci apprezzare appunto dal consumatore. Noi produciamo sull'altopiano Silano in Calabria, è uno degli areali più interessanti perché è l'unico prodotto di montagna con indicazione geografica protetta in Italia, ma soprattutto per quanto riguarda l'origine del prodotto che è certificata appunto dal bollino della Comunità Europea. Noi siamo produttori ormai da più di mezzo secolo e sicuramente il consumatore sta incontrando un grande favore, sia perché il prodotto si presenta bene da un punto di vista organolettico e sia perché comunque ha delle caratteristiche intrinseche, perché un prodotto fatto in alta montagna con un ambiente pedoclimatico particolare lo rende distintivo rispetto agli altri, risulta essere una referenza unica che può emergere e ci dà grandi soddisfazioni. Bisogna riuscire a ottenere qualcosa di unito, un qualcosa che dia nuovo slancio a un settore a fronte dei mancati aiuti che dal 2011 questo settore non riceve più. Quindi bisogna, diciamo, strutturare, inquadrare, cercare di programmare per il futuro e anche in visione della nuova PAC una prospettiva di incentivo che potrebbe risiedere in questo caso nei nuovi PSR che devono essere incorporati nei nuovi PSR. Diciamo che la nostra regione da sempre è produttrice di patate, si dice dal 1650. Aspropat nasce nel 1985, negli anni 99-2000 decide di proporre il prodotto dei propri soci alla grande distribuzione. Oggi noi siamo sinergici, abbiamo circa 180 soci conferenti per un totale di circa 100.000 quintali di patate da consumo destinate al consumo fresco e poi abbiamo un 60.000 quintali di invece patate destinate al prodotto chips, all'industria che ci fa poi le patatine per il nostro aperitivo. Purtroppo è venuto a mancare l'accordo interprofessionale che ci dava un po' di ossigeno in più, però insomma stiamo studiando nuove forme per far sì che l'agricoltore non senta la mancanza nel prodotto chips della contribuzione pubblica. Assopa lavora in piena collaborazione con l'altra associazione, l'APPE. Nel mercato italiano non si riesce a capire per quale motivo, nonostante il prodotto sia richiesto, nonostante manchi prodotto, troviamo sempre produzioni a basso costo sul mercato. Da buoni nazionalisti dovremmo prima di tutto vendere bene il nostro e poi dopo andare a prendere il prodotto dall'estero. Per fare questo o lavoriamo insieme o non andiamo da nessuna parte. Come associazione produttori questi argomenti ce li abbiamo ben presenti. C'è la concorrenza delle produzioni, diciamo, bioenergetiche, c'è un'alterazione dei prezzi dell'affitto che mettono in difficoltà i produttori. L'associazione dal canto suo
ha già impostato anche degli aspetti di sperimentazione volti a migliorare la qualità e ad aumentare la produzione. Probabilmente questo però non basta, perché il produttore il suo tornaconto ce l'ha sicuramente con una produzione più elevata, con una qualità più elevata, però deve essere riconosciuto tutto questo. Il Talpatate è il consolidamento di 5 OP a livello nazionale e regionali che si consolidano su Talpatate, che è un'unione nazionale. Noi sappiamo benissimo, quando ci confrontiamo con altre nazioni, quando arrivano sui mercati italiani ci vanno con una voce unica, e questa è sicuramente una forza. In Italia stiamo lavorando su questo da molto tempo, le patate sono, come diciamo, molto consolidate su questo, però c'è ancora molto da fare. Andrebbe fatto un ufficio unico commerciale a livello nazionale che le patate le vende solo quello. Quindi non è per andare in tasca al consumatore, ma è per garantire un reddito più sicuro a tutto chi lavora intorno alla filiera. La OP Campania Patate, ultima arrivata fra le 5 OP esistenti oggi, la prima cosa che è stata fatta da Campania Patate è ottenere certificazioni per la individuazione della qualità delle nostre produzioni. L'ultimo gioiello è la Ricciona di Napoli, varietà di patate in estinzione dalla fine degli anni 50, patata con caratteristiche ottimali per la conservazione, perché in condizioni naturali non germoglia. Quindi siamo i primi in Italia ad aver ottenuto questa iscrizione con una nostra varietà autoctona. Prima di questo abbiamo creato un marchio, un brand che è quello di patata fresca campana, caratterizzano la tipicità della patata novella. La patata novella si produce solo nel meridione d'Italia, e quindi cerchiamo, e ci stiamo riuscendo, di portare a livelli superiori, dare quel valore aggiunto alla produzione campana. Facciamo per quanto possibile nostro il motto del chilometro zero, lavoriamo per questo, esistiamo per questo, speriamo di riuscirci. Come APE collaboriamo anche con l'altra associazione del territorio, che è ASOPA, dove siamo impegnati sicuramente in un rinnovo dove vede protagonista ancora di più la produzione. Noi come produttori cerchiamo innanzitutto di sostenere l'alto livello di qualità che viene espresso in queste zone. Ricordiamo che sono zone dove vengono prodotte la DOP e la selenella, e si spera che comunque tutto il comparto lavori di concerto per cercare di venire incontro sia alle esigenze della produzione sia alle esigenze del consumatore, che ha bisogno sempre di più di trasparenza, di tracciabilità. Questo ricordo di questa 16ª incontro nazionale sulla patata, quindi inviterei tutti i relatori a venire qua, ci mettiamo lì, e il dottor Paolini, se può consegnare a tutti i nostri relatori questo ricordo.